Ci troviamo qui alla sede della delegazione provinciale della FIGC nella stanza del suo delegato Agide Rossi. Agide, intanto oggi ha avuto una giornata un po' intensa, la doppia assemblea, una che riguarda la Lega Nazionale Dilettanti e l'altra tutto il settore giovanile. C'è stata anche una larga partecipazione, soddisfatta sicuramente. Sicuramente sono soddisfatto perché c'è stata una massiccia presenza di società. Abbiamo sviscerato per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti alcune nozioni sulla terza categoria, alcune nozioni sulla Coppa e altre. Le abbiamo sviluppate poi anche nel settore giovanile scolastico con le tre attività, con le tre categorie di attività che sono gli allievi giovanissimi under 15 e giovanissimi under 14. Ho visto che l'assemblea è venuta nutrita, molti dirigenti, molte addette ai lavori sono incuriositi anche di alcune nuove regole che ci sono già, anche sia per quanto riguarda alcuni dati che magari io non sono competente, ma te se mi vuoi spiegare qualcosa. Dunque, sono stati resi noti, lo erano già perché sul comunicato vengono riportati, che al termine dei campionati, sia della Juniores, dove ci sarà la Coppa Toscana, poi al termine della categoria allievi giovanissimi, anche lì è prevista alla fine del campionato la Coppa Toscana. Oggi ho visto eri contorniato da dei validi collaboratori, il vicepresidente Fabio Machetti, c'era anche il tuo segretario e Sì, poi c'era anche, ho rivisto con piacere anche Caterina. Caterina. Quindi Oltre Marrico inseparabile. vabbè, Marrico è un condottiero fidato, quindi c'era Fabio Machetti, Che ringrazio anche perché mi sta facendo in questo istante le riprese. c'era poi Claudio Pepi che è segretario e poi abbiamo rivisto con piacere Caterina Marchetti, che è la dipendente FIGC. Caterina è veramente un'istituzione ormai, essendo fuori FIGC, perché lei è funzionario del CONI, no? Sì, lei è poi Caterina è una che la Maremma la ama perché durante il periodo estivo viene al mare a Marina, quindi è una, diciamo, di noi. Per quanto riguarda la terza categoria, il numero delle squadre partecipanti è Agide? Allora, per la terza categoria il numero di squadre partecipanti sono 15, per quanto riguarda la Juniores sono 16, per quanto riguarda gli allievi sono 13 squadre, per quanto riguarda giovanissimi under 15 siamo a... Ma è un interrompo. Ma non ha importanza se con un girone. Siamo 15, mi sembrerà, e per quanto riguarda i giovanissimi B siamo 14. Visto c'era anche quest'anno c'era la squadra di Abbadia San Salvatore, la Lamiata, che si è aggiunta, e poi c'è anche il Follonica Gavorano che dovrebbe partecipare, se non ho capito Partecipa bene, fuori squadra, fuori fuori classifica. classifica. No, è una squadra B, quindi Sì. è una squadra B che partecipa ai giovanissimi under 15 e quindi ci permette di allungare un pochino il torneo, ma abbiamo trovato un escamotage, quindi facciamo delle partite infrasettimanali e quindi arriviamo sempre alla fine nel giorno, il giorno che era Alcune destinato. partite infrasettimanali perché ci sono dispari, chiaro, no? Diamine. Ecco, e poi per quanto riguarda invece la novità quest'anno dopo la pandemia delle rappresentative Allora, perfetto. provinciali. Per le rappresentative provinciali c'è la novità che è quella di convocare le rappresentative al termine dei campionati. Quindi i ragazzi che parteciperanno, le ragazze, quindi allievi B, giovanissimi B, che parteciperanno, giocheranno le gare interne ed esterne di sabato e di domenica.
tutto al termine dei campionati. Ecco, questa mi ha dato già una risposta, perché ti volevo porre la domanda io, ma dicevo, Agide, se giocano il sabato e la domenica, i campionati sono già terminati, questa me l'ha data. Ora, Agide, se vuoi, il microfono è tuo, puoi dirmi qualcosa. Intanto la Coppa di terza categoria, ho visto in questi giorni, ci sono stati dei risultati abbastanza importanti. Allora, per quanto riguarda l'altra competizione, che è una competizione a svolgimento con accoppiamenti e triangolari, terminiamo la prima fase il giorno, l'ultima gara dei triangolari, l'11 di ottobre. Poi dalle 6 società che ne escono fuori facciamo altri due raggruppamenti di tre squadre, di tre squadre ciascuno, da lì usciranno le due che andranno a fare la finale, e quest'anno il vincente della Coppa Provinciale parteciperà a una fase interprovinciale con le altre delegazioni, e la vincente dell'interprovinciale ha il beneficio di essere ammessa direttamente alla seconda categoria. È una cosa, non sarà facile, perché oltre alla nostra provincia poi c'è da fare anche l'interprovinciale, ma comunque è qualcosa in più che metterà anche le società, le squadre in competizioni più importanti. Sicuramente ci sarà più impegno quando si svolgono queste gare, ci sarà più partecipazione, perché tutti vorranno andare in seconda categoria non vincendo il campionato, quindi è uno stimolo per queste società che hanno questa voglia di poter arrivare. Ora siamo ai saluti, io ringrazio te e tutti i tuoi collaboratori che veramente ti stanno dando una mano, e veramente sta andando tutto nel migliore dei modi, incrociamo le dita. E poi vuoi, hai il microfono, lo puoi gestire come vuoi, un saluto a chi vuoi e anche alle squadre della nostra provincia. Come giustamente hai detto te, io devo ringraziare i collaboratori di cui ho fatto i nomi, perché mi danno una mano, sono essenziali, quindi mi danno una mano. Poi per quanto riguarda gli auguri, le devo estendere a tutte le società facendo un buon augurio di buon campionato e vinca il migliore. Allora Agide, il nostro operatore, ci riprende nel saluto. Agide, ti dico veramente buon lavoro. Grazie Franco. E quando hai bisogno, Franco Ciardi e Grosseto Sport sarà sempre presente. Grazie.